tutto pronto per l'inizio di Lazio Verona, il posticipo di questo lunedì sera con la Lazio in completo bianco celeste che va ad affrontare il Verona, una squadra che ha fatto un buon inizio di stagione, due vittorie importanti battendo il Napoli 3-0 e spugnando Genova per 2-0 e una sconfitta invece con la Juventus. Con le mani da parte di Lazzari, Ghila per Romagnoli, Tavares in avanti per Zaccagni che va via l'uomo e lancia profondità, attenzione per Dia, area di rigore, Dia si accentra, tiro, al quinto minuto di questo primo tempo, una grande giocata di Dia che rientra sul destro in area di rigore, salta nuovo e la piazza alla destra di Montipò portando in vantaggio la Lazio, Lazio 1 per 0 e il gol di Dia. Quello che mezza palla però ha fatto Zaccagni perché ha fatto una magia e poi ha lanciato sulla corsa di Dia che in uno contro uno contro Davidovic l'ha fatto secco e poi in maniera intelligente ha chiuso stretto sul primo palo quando di solito magari il portiere se l'aspetta con il tiro a giro sul secondo e di raso terra ha battuto Montipò alla sua destra, ma finalmente ecco un inizio della Lazio convincente dove invece di prendere uno schiaffo glielo diamo noi, avanti così. Calcio d'angolo, quello che divide la tribuna Tevere dalla Maestrelli. Lazio sembra aver spento un po' gli ardori iniziali, il gol del pareggio. Sì, ci siamo un po' disuniti. Eh sì, tanto parte il cross teso verso la porta, quasi sotto la traversa, smanacciato da Provedel che non si fa sorprendere. Quindi sarà angolo da quest'altra parte. Ha tutto Lazovic, credo. Adesso va Castagnos. Sempre a rientrare con Mancini. Ancora angolo per il Verona, parte ancora a centro area piccola e quindi preda di Provedel. Nel frattempo è ripartito velocemente Isaacsens, aspettava il lancione lungo che non è arrivato per andare magari in un uno contro uno e allora si comincia a manovrare con Guendouzi per Tavares, ancora Guendouzi, siamo sempre nella metà campo biancoceleste. Ora il lancio di Rovella, buon pallone al limite dell'area per Castellano, si salta l'uomo, la mette in mezzo con una rabona e il pallone viene salvato a Castellano, un tocco d'argentino, sì. Tocco d'argentino, no? Ma peccato perché ha rischiato il calcio di rigore Coppola, poi Castellanos era così necessaria sta rabona, onestamente, però a momenti. Angolo quello che divide la Monte Mario dalla Nord, ancora Zaccagni sul pallone, parte il cross, all'area piccola, Castellanos, è lui che sotto misura tocca il pallone e lo mette in fondo alla rete, Lazio 2 Verona 1 e il gol del Tati Castellanos che porta nuovamente in vantaggio la Lazio, Lazio 2 Verona 1 Castellanos. Stavolta la calcio d'angolo, il pallone è passato sul primo palo, non è arrivato nessuno e poi Castellanos in avvitamento con un difensore del Verona che cercava di trattenerlo, credo Davidovic, anzi no, Coppola gli lo sfila all'esterno dietro e praticamente nonostante la trattenuta di Coppola mette il pallone alle spalle di Montipò, un gol da attaccante vero e Lazio che si riporta in vantaggio. Ecco, vediamo di continuare così, di non farci sorprendere come prima, avanti ragazzi, ecco, maggior concentrazione in difesa soprattutto. Siamo quasi
al 94esimo minuto di gioco. Zufferli va a redarguire Provedel di ripartire velocemente l'azione. C'è stato il fallo subito da parte di Nuno Tavares, che si sta ergendo a protagonista di questi minuti finali, disinnescando tutte le azioni offensive del Verona. Parte il rinvio di Provedel, manca un minuto da adesso. Bisogna andare a prenderci qualche cosa, tipo un fallo laterale, un calcio d'angolo. Il rilancio di Provedel, ancora di testa, pallone arriva dalle parti di Dia che lo manovra, poi la carambola innescata, ancora vincitore il Verona, ma bravo Guendouzi che recupera la sfera. E poi Vesino, palla per Castrovilli, andiamo a congelare il possesso, Castrovilli avanza, serve c'è una spalla alla porta. Ancora per Vesino, possiamo andare dove c'è Guendouzi, poi serve Nuno Tavares. Mancano 20 secondi, ultimi scampoli, Nuno prova un dribbling, poi il pallone ancora per Vesino, poi per Guendouzi. Ancora per Vesino, ancora centralmente dove c'è Tavares che prova con il tunnel. Perde il pallone Nuno Tavares, ultima opportunità per il Verona, ma disinnesca tutto Guendouzi e subisce fallo. E in questo momento finisce la partita. La Lazio batte il Verona per 2-1 grazie alle reti di Dia nel primo tempo, poi il momentaneo pareggio di Tengstend e la rete decisiva di Castellanos. Lazio che sale a quota 7 e si aggiudica questo match in maniera meritata, anche se sofferta. Bene così ragazzi, adesso ci aspettano una settimana intensa, però con questa vittoria di certo tutto è più bello quest'oggi.